Ok, partito finalmente. Allora, ciao, sono Lino. Oggi parliamo al volo di un EP, in realtà. Un EP di questa ragazza italo-norvegese, che si chiama Alessandra Mele, ragazza che l'anno scorso ha partecipato all'Eurovision. E semplicemente, perché è un EP carino, ok? L'EP si chiama Best Year of My Life. Si chiama, mi sono segnato le cose da dire perché l'ho ascoltato qualche giorno fa, l'ho ascoltato e quindi non avevo il tempo materiale per registrarlo, questo video. Allora, la prima canzone è dal nome all'album, la title track, è molto da radio, sì, effettivamente. E qua fa vedere proprio le sue enormi capacità vocali di questa ragazza che sinceramente, per me cioè, sono molto elevate, però le sfrutta bene nel contesto perché potrebbe fare molto di più. E, però, cioè, io questa traccia vi do un buon 7,5. La seconda traccia è Narcissistic, traccia molto interessante a livello musicale, però è molto, anche questa molto alla radio. Nota negativa è che qua ha usato un po' meno le sue capacità vocali, cioè semplicemente. Poi c'è terza traccia, Pretty Devil, che è il suo secondo singolo di questo EP, che questo singolo mi ricordo quando è uscito mi avevo stracciato le palle su TikTok perché cioè, vedevo soltanto lei con il ritornello di questa canzone che poi ti entra in testa. L'hai fatto molto bene. E quindi niente. Però la canzone è carina, la canzone, niente di speciale. Gli do anche qua un 7,5, gli do. Cioè l'unica nota negativa è il fatto che il ritorno ti entra in testa per colpa di TikTok. Cioè mi entra in testa per colpa di TikTok. Quarta traccia, Mama, I'm Sorry. Canzone è, diciamo che meno potente perché il suono è molto più leggero, il suono rispetto a Pretty Devil e poi cioè, ed è più una ballad, cioè mi è sembrata molto più una ballad, mi è sembrata. Ora il testo non l'ho letto perché sinceramente uno non mi interessa più di tanto e due non avevo il tempo di farlo, quindi ci sta, però diciamo che è carina, 6,5 dai. Poi, quinta traccia, Bad Bitch, una canzone che mi è sembrata ambient, mi è sembrata, e tranquilla, molto, cioè, una canzone tranquilla, ecco, muove da mettere quando studio, fai qualche lavoretto in casa, così, cioè, proprio chill, ecco, chill penso sia la parola giusta, infatti anche qua, 7,5 gli do. Questa traccia, Ivy. E questo è il terzo singolo della cantante. È un po' meglio rispetto alle altre canzoni. Però è un po' meglio perché poi, come dire, dimostra un'ottima padronanza della sua voce, cosa che non è scontata per una ragazza del genere. E boh, sinceramente anche qua. 7,5 gli do. E infine settima traccia, Queen of the Kings, che è la canzone che ha portato all'Eurovision. Diciamo che è una canzone, cioè, vabbè, ce la conosciamo tutti quanti come canzone, e cioè, poi per me doveva vincere l'anno scorso. Non ha vinto, sti cazzi, sinceramente, però è una bella canzone. Io avrei messo sia la versione questa che la versione quella remixata da Gabry Ponte, nell'EP, però ci sta. Ah, la canzone per me è un 10, la canzone, perché poi è bella. Quindi in soldoni l'album si merita un